stiamo cercando di sollecitare il governo a un cambiamento della nuova legge che andrà in vigore dal 1 gennaio, che ci mette un bavaglio praticamente e non ci dà più modo di poter lavorare liberi, perché saremo praticamente oppressi, in primis il praticamente immediato rientro dalla rimessa dopo il primo servizio, cioè nel senso che se io devo fare due servizi uno dietro l'altro non posso assolutamente farli. Questo va chiaramente a discapito dei costi, perché tornare indietro ci costerebbe il doppio, quindi aumento delle tariffe, inquinamento, e chiaramente il servizio lo andrei a perdere, perché il cliente non adopererà più la mia vettura, ma sicuramente si rivolgerà altrove. Quindi voi in realtà di regola dovreste, se avete tipo la licenza ad Ostuni, fare Ostuni, Bari aeroporto, poi ritornare ad Ostuni, non dovete sostare a Bari. Perfetto, per sì, ha detto esattamente la cosa giusta, che è quello che ingiustamente prevede questo articolo, che circa 10 anni fa fu di notte inventato, non facciamo nomi, da uno che evidentemente ci vuole tantissimo bene. La denuncia delle Iene dice che voi guadagnate tanto. Allora, noi guadagniamo tanto, però noi paghiamo quasi tutto, nel senso che paghiamo tantissime tasse, al contrario invece di una categoria, e non voglio chiaramente discriminazioni, che le tasse proprio le evade, e le evade in maniera pubblica, cioè nel senso che non si emettono scontrini, si dichiarano solo 10.000 euro all'anno invece di 40-50.000, cosa che a noi è assolutamente inconcepibile, viste appunto le tracciabilità dei servizi, perché noi lavoriamo con un servizio completamente diverso da quello del tassista. Noi abbiamo appunto una prenotazione, quindi una traccia, una mail, una transazione bancaria, quindi la relativa emissione di ricevuta e fattura. Questo ci dà modo di pagare sempre le tasse. Invece un semplicissimo tassista, quando esce il cliente, o non ha il POS perché non funziona, chissà perché, o magari diciamo che la ricevuta non la può fare perché non è impossibilità, insomma la non si emette. Quindi alla fine si fa una dichiarazione dei redditi esigua, giusto il minimo per essere credibili, ma si evade chiaramente tantissimo. Quindi non protestate per il guadagno, ma protestate proprio perché volete un po' più spazio. Noi protestiamo perché vogliamo lavorare tranquilli, non vogliamo né scontrarci con nessuno. Noi abbiamo un servizio che è completamente distinto, vogliamo operare per conto nostro, seguendo le nostre regole. Però è chiaro che se non ci danno degli obiettivi e delle regolamentazioni precisi, non possiamo essere considerati abusivi, perché noi se camminiamo da una parte, no, lei non può stare, andiamo di là, no, lei non può fare, ci fermano, lei mi deve dare email, numero dei chilometri, dove è andato, prenotazione, cioè noi vogliamo essere, paghiamo le tasse più degli altri e vogliamo essere liberi di lavorare, nient'altro. Quanto è dispendioso mantenere queste macchine, che sono macchine importanti? Tantissimo. Intanto devo dire che se questa legge 29.1.4 va in vigore, dal 1 gennaio c'è parecchia gente che ha i leasing e ha le rate che non so come farà più a pagarle, e intanto un comparto di circa 200.000 persone tra addetti andrà a casa. Quindi io non so se il governo, i 5 Stelle, il caro amico Salvini, il caro amico Luigi Di Maio, che si dicono essere governo del cambiamento, per strada salutano tutti, io non so per quale motivo della nostra categoria non c'è stata traccia né sulle TV, i media nazionali, quando noi siamo andati a Roma ed eravamo 6-7 mila e di noi non se ne è accorto praticamente nessuno. Avete parlato con il sindaco, che cosa vi ha detto per questa protesta? Allora, ovviamente non può solo che accogliere le nostre istanze, ma a livello diciamo di possibilità lui non può far altro che rappresentare in sede di Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché lui è il presidente, la necessità di ampliare la platea delle autorizzazioni in tutti i comuni d'Italia che ne facciano richiesta, perché i tassisti si sono sempre opposti al rilascio delle autorizzazioni. Quasi tutti i comuni principali superiori ai 100.000 abitanti hanno un numero insufficiente di autorizzazioni. E quindi diciamo, questo fatto qua ha comportato nel corso degli anni che i colleghi che operano su mercati grandi come Roma e Milano, per esempio, che hanno esigenze dovute alle richieste di servizio, si sono approvvigionati delle licenze lecitamente in altri comuni minori e poi le hanno portate, diciamo, a soddisfare l'esigenza di mercato di quella zona là.
La criticità della protesta che oggi facciamo è nata proprio da questo discorso qua, cioè dalla impossibilità degli operatori del settore a avere autorizzazioni nei comuni dove operavano. Quindi più licenze ma anche più libertà nei vostri spostamenti? Assolutamente sì, perché la norma che si vuole introdurre per favorire i tassisti è richiesta da loro, è introdotta nel 2008, è rinviata per ben 10 anni da 5 governi di natura diversa, perché erano state osservate delle criticità sia dalla comunità europea sia dall'autority italiana sulla concorrenza e anche da quella dei trasporti. Il segmento che serviamo è principalmente quello del turismo, in particolare nella zona del Salento, dove c'è una criticità per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Quindi il trasporto non di linea, quello nostro, sopperisce a questa mancanza di servizi. Quindi è importantissimo, diciamo, il contributo che diamo. Fra l'altro, senza chiedere nulla a nessuno, noi non siamo diciamo, destinatari di nessun tipo di sovvenzione, di intervento. Interesseremo i parlamentari del territorio barese in particolare per rappresentargli qual è questa grave problematica che sta interessando gli NCC. E la seconda cosa è quella che da domani mattina io chiederò di verificare per quale motivo da molti anni le licenze per NCC sono totalmente bloccate e potremmo dare parecchia occupazione anche in questo settore, soprattutto perché il Comune di Bari parrebbe non avere nessun regolamento che disciplini questa attività. Siamo sempre all'anno zero al Comune di Bari, per cui c'è molto da fare in questo settore. Poi peraltro sono persone assolutamente in regola, che pagano le tasse, emettono ricevute e fatture fiscali e danno un servizio assolutamente ecologico, perché le auto sono sempre nuove e soprattutto di grande qualità, per cui noi dobbiamo prestare grande attenzione a queste persone, perché sono un presidio importante sul territorio che non possiamo assolutamente trascurare. Vogliamo più diritti negli aeroporti, il parcheggio in stazione, vogliamo il parcheggio per l'NCC che una volta c'era, adesso l'hanno tolto. Ci hanno tolto, noi entriamo in macchina come se stesse entrando un bandito, ci fermano per strada, ci chiedono documenti, noi lavoriamo, noi dobbiamo portare il pane alle famiglie.